tranello, che succede se sottraggo due cilindri a un 3 litri diesel, ma contemporaneamente aggiungo un motorino elettrico piccolo piccolo della cui presenza non ti accorgi nemmeno, ma che entra in funzione puntuale esattamente sempre quando serve? Domanda da $1 milione, anzi no, soltanto da 90.000 euro scarsi, la soglia cioè alla quale ora scende Mercedes CLS. E lo può fare grazie alla tecnologia diesel mild hybrid, quella tecnologia cioè che da un 2000 estrae una potenza quasi da 3000 con consumi però quasi da 1500. Oltre che nelle note versioni diesel e benzina 6 cilindri in linea, anche in formato AMG, il restyling di CLS di terza generazione è dunque ora disponibile, limitatamente all'offerta a gasolio, anche in configurazione 4 cilindri 2 litri col supporto dell'elettrificazione soft. CLS300D, questo il nome tecnico, provvista infatti di rete elettrica di bordo da 48 volt, un sistema che classifica la ormai storica cupettona a 4 porte di Stoccarda tra i sempre più diffusi e sempre più richiesti modelli diesel leggermente ibridi, da qui l'espressione mild hybrid. Non più tardi di qualche mese fa ho sperimentato la stessa identica soluzione al volante di nuova Mercedes Classe C, berlina che tuttavia rispetto a CLS è più corta, più leggera, insomma apparentemente più adatta ad ospitare un sistema apparentemente sottodimensionato per questo genere di vettura. Bene, alla realtà dei fatti, quali valori e quali feeling di guida mi restituisce la nuova entry level della gamma CLS? Prima passiamo in rassegna almeno le principali novità del Model Year 2021. Ogni nuova CLS ora addobbata di pacchetto aerodinamico AMG Line, ovvero griglia radiatore a nido d'ape o a listelli verticali a seconda dell'allestimento, ma sempre con al centro l'inedito motivo della stella tre punte a effetto 3D. Inoltre grembialatura specifica con prese d'aria di colore nero, splitter frontale in cromo argentato, minigonne in tinta carrozzeria e un mini spoiler posteriore. Esteticamente parlando, gli interventi agli interni sono minimi e si esprimono soprattutto in nuovi inserti decorativi in legno, così come in nuovi colori per la pelle dei sedili. Le novità sono semmai più di ordine neurologico, dal momento che il sistema di infotainment conserva sì l'interfaccia della versione pre-restyling, quindi con doppio display orizzontale da 12,3 pollici ciascuno per quadro strumenti e display centrale, ma allo stesso tempo si sottopone a pesante intervento chirurgico al cervello e si fa trapiantare l'MBUX di ultima release, proprio la stessa che equipaggia nuova classe C e nuova classe S. Quindi layout vecchio, si fa per dire ovviamente, ma superiore potenza di calcolo, navigazione con grafica a realtà aumentata, molto piacevole da guardare ma anche molto utile quando si guida in luoghi sconosciuti. Infine la funzione del gesture control per impartire comandi semplicemente mimando il gesto con la propria mano. Stavo per dimenticare un altro accessorio, forse quello più importante, e pensare che ce l'ho proprio qui sotto il mio naso. Nuovo infatti anche il volante in pelle nappa, a richiesta con razze sdoppiate e pulsanti a sfioramento disposti su due file. Nota bene, la quantità di tasti inizialmente può disorientare, prendetevi giusto 10 minuti per esercitarvi e per scoprire che l'MBUX ha le sue logiche che sono in realtà molto intuitive. A proposito, la circonferenza ora nasconde speciali sensori che in caso di attivazione dei sistemi di guida automatizzata, parlo nella fattispecie di cruise control adattivo con mantenimento attivo della corsia, allo scadere del tempo rilevano la presenza della mia mano senza che io debba necessariamente stringere con forza la corona o nemmeno simulare il movimento di sterzata. Per rinnovare l'input sarà sufficiente dargli una carezza. Attenzione, la guida autonoma resta un'altra cosa, mani sempre pronte ad intervenire e occhi sempre sulla strada. Mercedes CLS 300D Coupé, la sigla dunque che individua la versione alimentata dal 4 cilindri 2 litri diesel mild hybrid, armato come tutte le altre CLS della gamma di trazione integrale 4MATIC e di cambio automatico a 9 rapporti. Attenzione, perché questo autentico gioiellino di tecnologia che Mercedes ha sviluppato tra gli altri partner anche insieme a Bosch rischia di passare alla storia. E sì, perché il futuro lo sappiamo è 100% elettrico e alla ricerca sui motori tradizionali presto verranno chiusi i rubinetti. Ebbene, Mercedes non fa mistero di considerare con malcelata modestia il suo 2 litri diesel mild hybrid attualmente il propulsore termico più efficiente al mondo, ma forse non ha torto.
Motore diesel che sprigiona 265 cavalli e 550 Nm, per nulla pochi. Dal canto suo il motorino elettrico, facente funzioni sia di alternatore starter sia di vero e proprio motogeneratore integrato di spinta, che aggiunge 20 cavalli di potenza e, pensate, 200 Nm di coppia. Se prima di salire a bordo non avessi letto la scheda tecnica di questo specifico esemplare, io giuro sarei stato convinto di essere al volante di un 3 litri. Già questo 2000 ha una potenza specifica e una coppia davvero eccezionali, da record o quasi. Il boost elettrico è un po' la ciliegina sulla torta. Non è un turbo, non è nemmeno il motore elettrico di una full hybrid o una plug-in hybrid. È un po' come se per qualche secondo tu viaggiassi con il vento a favore. Qui fanno pur sempre 18 quintali di macchina, non è un peso piuma, eppure nella stragrande maggioranza delle circostanze non avverto la nostalgia di un motore di cubatura superiore, cioè un motore rispetto al quale, soprattutto nelle accelerazioni e le riprese dalle basse velocità, questo 2 litri ha la stessa forza e la stessa elasticità, davvero un downsizing intelligente. Tutto quanto tra l'altro insaporito da un comfort, un gusto, una classe che per l'alto di gamma Mercedes ormai sono uno standard. Consumi: al termine di un viaggio di circa 250 km prevalentemente in autostrada, il trip computer segna 5,5 litri per 100 km. In autostrada, not bad. Nuova CLS 300D declinata in due allestimenti, Premium e Premium Plus, listino a partire rispettivamente da 89.500 euro e 92.200 euro. CLS 2021 cambia poco, cambia in meglio, si prepara ad un futuro più electric, più digital, più autonomo. Voi come la trovate? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti, lasciate un like al video se lo avete trovato utile, iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto e continuate a seguirci anche sugli altri nostri canali social, Facebook, Twitter, Instagram e TikTok, oltre che ovviamente sul nostro magazine online www.motorbox.com. Io vi do appuntamento al prossimo video, ciao!